Candidati sindaco così come nel 2011 sono 10, mentre gli aspiranti consiglieri 1.528 nelle amministrative del 2011. L'affluenza fu del 60,3% per poi crollare al ballottaggio al 50,4%. Sul voto napoletano, come un po' in tutta Italia, grava l'incognita dell'astensione, anche se tra venerdì e sabato l'ufficio anagrafe del Comune ha fatto sapere di aver rilasciato oltre 12.000 tessere elettorali, così come tutta la fase della campagna elettorale. Anche queste ore sono caratterizzate da forti polemiche, gli schieramenti politici si accusano a vicenda di brogli e di intimidazioni portate avanti da parte di militanti fuori seggi. Si parla anche di una vendita di voti a 20 euro, però ovviamente questo è prematuro parlarne, tutto questo sarà oggetto di una indagine, mentre sono state decine le telefonate da parte delle persone che andavano ai seggi a votare a polizia e carabinieri per segnalare appunto alcune anomalie. Un'ultima cosa, secondo la segnalazione di alcuni rappresentanti di lista, in almeno due seggi la mancanza delle matite e delle schede elettorali ha rallentato il voto.